Sono se tutti la... i miei pensieri, desideri e azioni sono determinati dal creatore, allora, nel mio caso, qual è il mio lavoro per lui se lui sta determinando tutto? Allora, cos'è che io faccio? Il creatore determina tutto a parte il libero arbitrio, perché se noi potessimo non potessimo determinare anche questo allora non ci sarebbe scopo per la creazione tutta la creazione includendo l'inanimato non avrebbe scopo per esistere pertanto quello che ci succede qui è che dobbiamo capire che tutto dipende dalla nostra preghiera dal nostro desiderio se non fosse per il nostro desiderio il creatore Mette tutti i tipi di pressioni su di noi, da tutti i tipi di direzioni, perché noi abbiamo bisogno, possiamo avere bisogno di lui e questo ha a che vedere tanto con quelli che hanno qualche tipo di connessione con lui come noi e il resto del mondo che non ha nessuna connessione con lui però il libero arbitrio è stato dato precisamente a quelli che hanno già ricevuto il metodo della saggezza della cabala che capiscono che loro hanno loro possono realizzare azioni speciali ossia elevare una preghiera elevare manna e specialmente queste persone devono lavorare in questo libero arbitrio, con questo libero arbitrio. Questa è l'unica cosa che esiste. Elevare Man. Però per poter elevare Man, uno uh, ha bisogno di uscire. A parte di uscire. Uh, parte questa connessione nel gruppo, devi essere impressionato, ispirato dalla loro, devi poter elevare questa mancanza insieme con le tue mancanze in una preghiera al Creatore.